Potrebbe sembrare strano, ma l'esigenza di far innamorare un uomo sposato è un'esigenza comune a molte donne. Se questa esigenza ti voglio solo far puntualizzare una cosa, perché tu ti sei innamorata di un uomo sposato? Non c'è nulla di male in tutto questo, ma fatti soltanto la domanda, perché magari poi troverai delle risposte. Perché spesso ci sono donne che si innamorano di un uomo sposato non tanto perché gli piace quella persona o perché la trovano diversa da altre, ma quanto proprio perché è sposato. Perché il fatto di portare via l'uomo, un uomo, a un'altra donna, diciamo, permette una rivendicazione, se vogliamo, contro il mondo femminile. Sono donne che hanno spesso subito dei tradimenti da parte di altre donne, in prima istanza probabilmente proprio da parte della madre, per cui hanno questo sentimento di rivincita. Il modo migliore per dimostrare, diciamo così, di essere migliore di un'altra donna è quella di sottrargli l'uomo. Però, spesso però, che cosa accade? Accade che gli uomini sposati ci marciano un po' su questo e in realtà non hanno la benché minima intenzione di lasciare la moglie, ma ti cercano come trasgressiva. Quindi il primo punto da capire è che se tu vuoi far innamorare un uomo sposato, devi entrare nella sua triade, diciamo così, in modo trasgressivo, perché altrimenti vai, sei come un canotto che si va a scontrare contro una portaerei. La portaerei sarebbe rappresentata dalla moglie, che per definizione rappresenta la figura istituzionale. Ci sono alcuni casi di mogli, diciamo, che rappresentano la figura trasgressiva, ma sono abbastanza rari. Bisogna tenere presente che ogni essere umano ha bisogno sia di istituzione sia di trasgressione, perché sono dei simboli fondamentali che abbiamo vissuto nella nostra infanzia, che associamo generalmente al genitore buono e al genitore cattivo. Ora, però, detto questo, come fare a far sì che quest'uomo sposato, che ovviamente, ti cerca magari da un punto di vista sessuale, si innamori di te? Beh, intanto devi andare ad amplificare tutte quelle che sono le sue esigenze. Amplificare le sue esigenze, non soddisfarle. Quindi amplificare le esigenze cosa vuol dire? Che se lui ha, ad esempio, nei tuoi confronti un'esigenza di natura sessuale, questa esigenza devi aumentarla in modo trasgressivo, quindi devi mettere un antagonista trasgressivo. Cioè, fondamentalmente lui a un certo punto deve pensare che esiste un altro uomo che possa interagire con te e farti diventare, fammi passare il termine, più puttana di quanto è stato in grado di farti diventare lui. Allora, questo va a innescare tutta una serie di meccanismi mentali per cui tenderà a vederti come la mamma buona da sottrarre alle grinfie del papà cattivo. E questo ti permette già rapidamente di acquisire potenziale. Perché poi, per far sì che lasci la moglie, è necessaria una cosa fondamentale. È necessario che la moglie non sia più un simbolo fondamentalmente nei suoi confronti. Ora, però, ci sono uomini che magari con la moglie hanno un mutuo, hanno insomma diverse cose. Per cui in questo caso bisogna aiutarlo proprio da un punto di vista cognitivo, da un punto di vista logico, a dargli le garanzie che questo passaggio per lui sarà indolore, in modo tale che non possa vivere. Quindi devi trovare delle soluzioni che gli permettano di tranquillizzare la parte logica. Quindi la sua parte logica deve essere tranquilla, che lascerà la moglie e riuscirà tranquillamente a passare, diciamo, il tempo, il resto del suo tempo, insomma, con te senza avere grossi problemi. Mentre invece, da un punto di vista emotivo, devi fare esattamente il contrario. Devi andare a girare il dito nella piaga, amplificarli quelle che sono le sue esigenze, che possono essere sia di natura sessuale, ma anche di natura affettiva, perché magari con la moglie non c'è più questo affetto fatto di tenerezze. E quindi tutto questo deve essere amplificato. Devi apparire come una possibile rogatrice di
di questo, ma non erogarlo. E il vincolo che ti impedisce questa erogazione completa, diciamo così, è proprio la moglie, ma senza dire di loro, è il film che dovrà farsi lui. Questo, unito all'antagonista trasgressivo, che è, appunto nel momento in cui tu amplifichi, rischia di portarti via. È proprio la scossa, la chiave di volta per far sì che lui prenda questa fatidica decisione di lasciare la moglie. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao.